Ciao bellezze, spero che si veda qualcosa, non lo so, forse mi dovrei mettere di qua, un po' più in qua, non lo so, insomma fuori, aspettate. Ok, forse adesso si vede un pochino meglio, non lo so, sono un po' in penombra. Comunque, come avete visto dal titolo del video, questo è un video. New look, vabbè, vi volevo far vedere anche se non so veramente quanto si veda il mio nuovo look. Magari vi metto una foto. Comunque li ho spuntati un pochino le punte, come vedete, li ho fatti pari e li ho fatti di nuovo rossi. Ho messo la foto anche su Instagram, magari ve la linko, ve la metto da qualche parte. Era tanto che mi volevo fare di nuovo rossa, ero da questa frangia oggi. Ok, ero già stata rossa in passato e quindi mi piaceva molto e volevo appunto tornare alle origini. Bando alle ciance, come avete letto dal titolo, è il video della mia collaborazione con un'azienda. Stavo contando tutti di aver preso tutto. Con l'azienda Onlydio, vi lascio casomai il link qui sotto al loro sito, così potete andare a dare un occhio e ve lo consiglio. E niente, praticamente avevo fatto questa richiesta a questa azienda. Sono stati super gentili. Anzi, se volete fare una richiesta o comunque volete provare, provate pure perché sono estremamente gentili, estremamente cordiali, estremamente umani. Vabbè, poi mi è arrivato il pacco, così, vabbè, un pacco normale. E poi vabbè, arriva la letterina con scritto tutto quello che dovete fare per recensirle, insomma. E niente, insomma, questo è quanto. A me, io praticamente ho fatto la richiesta durante la settimana, non ricordo precisamente quando, insomma, intorno a fine marzo, metà marzo, e il venerdì, mi pare, comunque il mercoledì. Il venerdì mi hanno risposto e la settimana dopo, il martedì, mercoledì, avevo i prodotti, insomma mi sono arrivati i prodotti. Quindi sono stati super velocissimi, super cordialissimi e mi sto accecando con un capello che è super cordialissimi. E quindi se dovete fare appunto una richiesta a un'azienda, ve la consiglio. È un'azienda con prodotti assolutamente naturali, quindi da creme viso a prodotti per la cura della pelle, eccetera. Andate appunto a vedere, come vi ho detto, vi ripeto, metto il link qui sotto il loro sito. Trovate veramente veramente di tutto un po'. E niente, a me mi hanno mandato, ovviamente sono aperti, questi campioncini qua. Avevo messo anche la foto. Alcuni li ho finiti, altri invece sono ancora da finire. E quindi niente, insomma, ve li faccio vedere. Trovate la recensione più approfondita. Io ora vi faccio una cosa molto, molto, come si dice, molto blanda, una recensione molto, comunque vi faccio una recensione, ma più dettagliata la trovate nel mio blog. Ve lo lascio qui sotto il post dove trovate tutto quello che riguarda questi prodotti, ingredienti, prezzi, non prezzi, come mi sono trovata, insomma, trovate anche il post sul blog e ve lo lascio qui sotto. Iniziamo con questo che mi ha incuriosito già da quando mi era arrivato, che è questo siero gelificato con bava di lume al 96%, senza profumo, vabbè, quindi c'è distribuire poche gocce di serum loom sulla pelle mattina e sera. Questo è l'incriminato. E allora, questo è un campioncino di 3 ml, certificato ICEA, Eco Bio, insomma, tutto ottimo, prodotti ottimi, insomma. Questo appunto, che dire? Allora, io l'ho usato per circa una settimana, perché ovviamente capirete che 3 ml, insomma, non ho avuto il modo, purtroppo, dico purtroppo perché mi sono trovata bene, ora vi dico, di provarlo per un periodo più prolungato rispetto a una settimana. L'ho messo, qui dice mattina sera, ma io l'ho messo solo la sera appunto per prolungare questo periodo e provarlo il più possibile per poi recensirlo e quindi avere un'opinione più stabile, ecco. E che dire? Allora, la consistenza, infatti io, quando l'ho aperto, vi faccio questo appunto, quando l'ho aperto, che sono andata per spremerlo, cioè non ho dovuto fare nemmeno la fatica di spremerlo perché è praticamente venuto via tutto. È una consistenza molto molto liquida, cioè è gelatinoso, ma è molto liquido, è molto, insomma, scivola via dalle mani, ecco, come dirvelo, non saprei come descrivervelo. E quando l'ho andata a stendere è molto fresco, dà questa sensazione subito di freschezza, di pelle tirata.
E dopo che l'avete steso per bene, quando si asciuga dà un po' quel senso, ma come si dice, questo, non mi vengono le parole, questa percezione di appiccicoso che dà alla fine, la dà, vi assicuro, per circa 3 secondi, cioè una cosa praticamente che non fate in tempo a sentirla, che già scompare, quindi tranquille. Io con questo ho subito sentito la pelle molto, molto tonica, molto tirata, molto stesa, e devo dire che usandolo tutti i giorni ha contribuito anche, questo sarà stato di sicuro l'olio, sì, l'olio, la bava di lumaca, ad attenuarmi un po' quello che era, uno sfogo, insomma, diciamo, mensile, comunque degli ormoni che di solito si ha. Quindi sì, lo approvo assolutamente. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata proprio al loro sito, a questo siero, perché sinceramente io mi sono trovata bene, ovviamente abbinato a una crema. E per quanto riguarda la crema, loro mi hanno spedito una crema disidratante alla violetta e rosa. Tra l'altro hanno fatto la cosa più bellissima che potessero fare, perché questa è la crema ed è appunto per pelle normale e mista, idratante e tonificante, anti-invecchiamento, vabbè, rosa canina e violetta appunto. La marca è Jala o Yala, non so ora come si pronunci. E appunto hanno fatto benissimo a darmi questa crema idratante, perché sto notando che la mia pelle in quest'ultimo periodo è veramente veramente tanto secca. Se voi avete visto il video haul precedente, quello dove vi mostro i prodotti nuovi di Kiko, della collezione nuova di Kiko, avrete notato, se non l'avete visto avete il link qui sotto, avrete notato che ho comprato un fondotinta minerale. A parte il fatto che come colore per me è un pochino scurettino, però vabbè, si può ovviare con un po' di cipria, con un po', insomma, di crema, insomma, si riesce a ovviare, perché appunto è leggermente un po' più scuro. Ma ho notato che mi fa proprio le crepettine, si nota proprio, fa proprio questo stacco. È la mia pelle che in questo periodo è veramente veramente secca. Non so se è perché un po' l'allergia, un po' il raffreddore, un po' che sono stata malata con la febbre, eccetera, eccetera, hanno scombinato un po' la mia pelle. Quindi questa crema per il viso idratante assolutamente è arrivata nel periodo giusto. Cosa dire di questa crema? Allora, come consistenza, ora ve la faccio vedere su una mano, non so se capirete qualcosa. Come consistenza è abbastanza corposa, un pochino direi anche, non so, rimane leggermente, ma proprio leggermente, un po' pastosa, un po' appena appena unta, ma non è quell'unto che dà fastidio, è quasi quell'unto idratante piacevole, cioè che chi ha una pelle appunto abbastanza secca, come io in questo periodo, è piacevole. È corposa ed ha un odore spettacolare. A me di solito le creme particolarmente profumate per il viso non piacciono, perché appunto rimanendo sul viso dà un po' fastidio, no? Avere dei profumi un po'. Invece questa, essendo comunque una crema alla violetta e rosa, sprigiona un odore soprattutto di rosa che è incredibile, ed è praticamente anche molto carino averlo e sentirselo, quindi è piacevole, ecco. E io la consiglio se avete le pelli, qui dice per pelle normale e mista, però si assorbe facilmente. Io la consiglio se avete la pelle come me parecchio secca nelle zone, cioè di metterla nelle zone dove avete appunto la pelle secca e non su tutto il viso, se avete una pelle mista ovviamente. Quindi anche questa direi approvata. Se dovessi consigliarla, appunto, è un buon prodotto. Anche questa però la devo finire, perché insomma lo sto utilizzando mano a mano tutte le sere. Per quanto riguarda invece sempre una crema, ma questa volta è una crema per le mani, qui si cambia anche proprio marchio, ed è una crema nutriente protettiva BioHearth. Questa è la bustina che mi hanno mandato, e anche questa è una crema molto corposa quando l'andate a dare, ed ha questo profumo un po' di glicerina, sapete la crema quella nei barattoli, Glycerin, ora non mi ricordo come si chiama. E devo dire che questa rimane un po' untina, sì, rimane più corposa, la sentite un po' sulle mani. Però ecco, se come me alle mani non vi dà proprio fastidio, ecco, basta metterne un pochina e si riesce a superare questo fastidio, ecco,
l'unica pecca che può avere è questa, che è un po' più corposina, si sente un pochino di più, però è assolutamente buona, insomma, fa il suo lavoro, è nutriente, appunto è nutriente e protettiva. No, scusatemi, ma c'è un'ape. Allora, a parte l'ape che è entrata, io sono terrorizzata dalle ape, perché non è vero niente che non fanno niente se tu non gli fai niente, perché io non gli ho fatto niente, una volta mi hanno punto in un punto proprio assolutamente dolorosissimo, cioè non vi so dire dove, però l'ho detto così, è bruttissimo, non è una zona, però faceva male. Comunque, a parte questo, stavo dicendo, questa crema mani è molto corposa, rimane un pochino, la sentite, però l'unica pecca è questa, ecco, non è una pecca per la quale non ve la consiglierei, insomma, è assolutamente passabile. E poi, ultima cremina che mi hanno spedito è stata questa emulsione corpo idratante, lenitiva e nutriente. Anche questa assolutamente naturale, sempre della BioHearth. Speriamo che riuscite a leggere, perché comunque le ho usate, quindi. E che dire anche di questa emulsione corpo? Vi devo dire che tranquillamente la devo ancora finire. Vi faccio vedere se riuscite a vedere qualcosa. Ve lo dico io, fidatevi, fa leggermente, ma proprio leggermente, se avete visto, c'è proprio un minimo di scia bianca, ma nel senso niente di particolare. Anche questa ha un odore fresco, molto molto buono, stavo leggendo le vitamine, ed ha l'odore di gel d'aloe, appunto, infatti il primo ingrediente qui è il gel d'aloe vera. Quindi molto nutriente, molto lenitiva. Ed io vi dirò che ho fatto il tatuaggio una settimana fa circa, questo qua, vi ho messo anche la foto su Facebook, sia io che mio marito l'abbiamo fatto, la data del matrimonio, e purtroppo avendolo fatto la sera, quindi avendolo fatto verso le 7 di sera così, non abbiamo avuto l'opportunità di andare in farmacia, comunque non che non abbiamo avuto l'opportunità, non abbiamo fatto in tempo ad andare in farmacia a prendere il classico bepanteno, insomma la classica crema che si usa per i tatuaggi, per guarire, per curarli. Quindi siccome in casa avevo appunto questa emulsione idratante naturale, ho detto vabbè, c'è il gel d'aloe vera e lenitiva, comunque si usa per tante cose, il gel d'aloe fa bene per tante cose, ho detto perché no. E questa io sono andata avanti, insomma, la sera del tatuaggio, il giorno dopo, fino a che poi non sono uscita per altre commissioni, quindi mi sono approfittata dell'uscita per prendere anche il bepantenol. Di questa crema me la sono messa, ho messo la pellicola, sono andata a letto e devo dire che ha fatto il suo lavoro alla grande, cioè potevo tranquillamente usare questa al posto del bepanteno, l'avrei anche risparmiato 12 euro e insomma è un sacco di cose. E poi insomma questa è molto più naturale rispetto al bepanteno, insomma questa è totalmente naturale, il bepanteno no. Comunque, quindi questa consigliatissima. Io ve la stra consiglio. È un po' più rispetto al bepanteno, che è il più corposo e più rimane. È un po' più, come si dice, un po' più leggerina. Però ecco, il suo dovere l'ha fatto. Cioè, il tatuaggio sta bene, io sto bene, insomma, quindi si può usare benissimo anche una crema idratante lenitiva naturale. Ultimo prodottino che mi hanno spedito è stato questo bagno doccia all'eucalipto. No, scusate, lo devo annusare. All'eucalipto e camomilla, lenitivo e rinfrescante. Questa è di un'altra linea, questa linea si chiama Essere, sempre tutto estremamente naturale, e il profumo di questo bagnoschiuma è qualcosa di fenomenale. Lascia un profumo di eucalipto pazzesco. A chi piace la menta o comunque l'eucalipto, queste cose in genere rinfrescanti, è fenomenale, provatelo. A chi non piace la menta, purtroppo non lo consiglio, perché appunto ha un profumo di eucalipto spaziale. È veramente veramente buono. Io lo promuoverei solo per il profumo che ha, perché sprigiona veramente tantissimo tantissimo profumo e lascia anche la pelle molto molto morbida. Quindi consigliatissimo anche questo. E niente ragazze, questi erano i prodottini che mi ha mandato e che sono stati gentilissimi a mandarmi Onlybio, quindi l'azienda Onlybio. Vi ripeto, trovate tutto qui sotto nell'info box e trovate anche il link del mio blog, dove ho il post appunto specifico per questa collaborazione, per questi prodottini, dove trovate tutto quanto scritto, così se mi sono persa qualcosa insomma l'ho andata a rileggere nel blog. Cosa dire, come marchio sinceramente io mi sono trovata benissimo in questa collaborazione, quindi ve lo straconsiglio, vi straconsiglio di guardare i loro prodotti, che sono estremamente naturali, quindi meglio di così non si può.
E niente, spero che questo video vi sia potuto piacere e vi sia stato utile, comunque sia. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao bellezze!